Teramo e Agenor e Maurizi si legano fino a giugno 2021. L'accordo, raggiunto nei giorni scorsi, potrebbe essere ufficializzato a breve, con il tecnico di Colleferro che prolunga il contratto in scadenza il 30 giugno prossimo per altre due stagioni. Progetto dunque a lunga scadenza, quello con Maurizi, dopo una trattativa tenuta segreta ma che ormai può essere quasi ufficializzata. I buoni risultati che il Diavolo sta ottenendo sono stati linfa sia per la classifica che per accelerare il prolungamento dell'accordo. Non solo l'allenatore però, perché quella che sarà la squadra del futuro dovrebbe poter contare anche su due pilastri dell'attuale centrocampo. Il tecnico infatti vorrebbe che la società prendesse subito in considerazione la possibilità di estendere i contratti di Lorenzo De Grazia e di Angelo Persia. Il primo discorso è più urgente perché l'interno ascolano, arrivato con un accordo biennale nell'estate 2017 con il diritto di recompra da parte dei bianconeri marchigiani, è legato al Teramo fino al prossimo giugno. I biancorossi vorrebbero blindarlo perché i gol segnati in questa prima parte e mezza di campionato hanno dato una spinta enorme alla rincorsa salvezza. Essendo un classe 1995, i margini di crescita sono davvero importanti per lui. La proposta potrebbe prevedere uno se non due altre stagioni insieme per confermare uno dei protagonisti di quest'annata ma anche della scorsa. Discorso simile ma temporalmente differente per Angelo Persia, innanzitutto perché vincolato al Diavolo per un anno in più rispetto a De Grazia, giugno 2020. Poi il ragazzo, arrivato in sordina quest'estate dall'Avezzano, ha saputo ritagliarsi uno spazio importante, quasi imprescindibile, nell'undici del tecnico. Ha 3 anni in meno di De Grazia, un classe 98, il Teramo vorrebbe farlo diventare, come il compagno di reparto, un vero e proprio senatore dell'organico. Dunque, giorni di fermento in casa Diavolo, terminato il mercato giocatori, con ampio anticipo si comincia a parlare di rinnovi. Il primo, quello del timoniere, già fatto, ora bisognerà accelerare per coloro che costruiranno il Teramo del prossimo futuro.